Buongiorno a tutti! Nel video di oggi parliamo di contratture muscolari e che cosa fare in autonomia per cercare di diminuire la contrattura, migliorare la sensazione di fastidio o dolore e migliorare la funzionalità del muscolo. Per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista specializzata in osteopatia e in questo canale parlo fondamentalmente di fisioterapia, osteopatia, stile di vita, attività fisica o comunque cose che vedo nella mia pratica professionale. Ovviamente se vi interessa questo genere di video vi invito a iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e condividere questo video se conoscete qualcuno che ovviamente può farne buon uso. E se il video vi è piaciuto, di mettere un like. Partiamo subito con l'argomento. Allora, che cos'è una contrattura muscolare? Una contrattura muscolare si parla infatti di un muscolo qualunque che si va ad accorciare, il muscolo generalmente si accorcia e si allunga in base al movimento, alla funzionalità che deve avere, è un muscolo che si accorcia, va in spasmo e non è più in grado di rilassarsi, quindi non è più in grado di allungarsi, o è molto doloroso il farlo. Succede a tutti nella vita, fa parte della vita quotidiana, la maggior parte delle contratture si risolvono da sole, alcune contratture invece sono persistenti e possono a lungo andare provocare dei fastidi, dei dolori, delle alterazioni posturali, muscolari, articolari e via dicendo. Non sempre è possibile accedere a un fisioterapista, un osteopata, un agopuntore, a un massaggiatore in tempi brevi e quindi in questo video volevo dare dei consigli di cosa fare per cercare di migliorare la situazione, a volte risolverla, a volte comunque arrivare fino al momento in cui si viene trattati da un professionista. I consigli che do oggi sono tre, di vario tipo. Se li avete provati, vi metteteveli nei commenti. Se li provate e hanno successo, scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere che mi fa sempre piacere. Allora, il primo consiglio è stretching, quindi molto lentamente fare un po' di stretching. Ci sono diversi video sul mio canale o su altri canali YouTube, tantissimi video, quindi non andrò più nello specifico. Perché lo stretching? Perché si va ad allungare con calma un muscolo e quindi piano piano si aiuta il muscolo ad adattarsi a diversi tipi di lunghezze. Nel caso di una contrattura, mi raccomando, lo stretching non deve essere doloroso, quindi farlo eventualmente, se è doloroso, dopo gli altri due consigli che vi do. Se invece è una contrattura abbastanza lieve e non fastidiosa, non eccessivamente fastidiosa, lo stretching può essere utile. Mi raccomando, quando si fa stretching bisogna mantenere la posizione minimo 20 secondi, io consiglio 30-40 secondi perché meno di 20 secondi non è efficace. Consiglio numero 2, il caldo. Allora, applicare il caldo è sempre stata una cosa molto discussa e controversa dai miei pazienti o in generale dai pazienti in generale, perché alcuni dicono applicare caldo o freddo. Allora, per quanto riguarda il muscolo parliamo di caldo, quindi un muscolo che è in contrattura applicheremo il caldo. Il freddo va bene per le situazioni post-traumatiche, infiammatorie, di stravaso ematico, quando la struttura è gonfia, eccetera, eccetera. Quando invece parliamo di contrattura muscolare, quindi un dolore prettamente perché un muscolo non riesce a rilassarsi, il caldo è la soluzione migliore, perché il caldo permette al muscolo di rilassarsi. Allora, ci sono diversi modi in cui si può applicare caldo. Quello più semplice che io consiglio è in doccia, per esempio, a mettere l'acqua calda, non bollente mi raccomando, ma l'acqua calda, e andare con l'acqua calda a rilassare la zona. Ovviamente, ripeto, non su una zona infiammata, gonfia o rossa, perché lì si va a peggiorare, in quel caso sarà più adatta l'acqua fredda. Comunque, in generale, su una contrattura muscolare, il caldo, applicare un po' di caldo. Non si può vivere in doccia, chiaramente, e quindi cosa si può fare al di fuori della doccia a secco, quindi all'asciutto? Allora, sono andate molto di moda, io appunto le ho anche regalate anni fa sia mia mamma che mio fratello, perché sono tutti e due messi male, e ho regalato i cuscini con i semi. Adesso io ho un esemplare, mi è stato regalato tantissimi anni fa, in cui dentro ci sono i semini,
Si possono mettere in microonde o in forno, si scaldano e rimangono caldi. E non è praticissimo questo peluche, però in realtà ci sono dei cuscini fatti proprio in determinate forme adatte per alcune zone del corpo. Comunque si scalda, in questo caso questo si mette 90 secondi in microonde e lo si applica sulla zona e lo si lascia finché vogliamo o finché si raffredda o finché magari rimaniamo sul divano. Un'altra cosa un pochino più pratica e un po' meno ecologica e molto meno economica sono i cerotti riscaldanti. Io qua ho questa scatola qua. Il primo che l'ha portato in Italia sono stati i Thermacare, che sono il brand più conosciuto e quello che probabilmente si trova in tutte le farmacie, parafarmacie, supermercati, eccetera, eccetera. Praticamente sono dei cerotti riscaldanti che mantengono il calore per almeno 8 ore. È fantastico perché chi per esempio lavora all'aperto o comunque spesso mi capita con persone che mi dicono: io quando sono in ufficio ho lo spiffero dietro. Da mettere soprattutto vanno bene per la zona lombare e la zona cervicale. E ovviamente l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è perché se ci sono alterazioni di sensibilità, ovviamente questi vanno a scaldare, quindi possono creare un problema per chi non ha una buona sensibilità o anche per persone molto anziane nel caso in cui ci sia appunto un'alterazione della sensibilità. Però in generale sono molto ben tollerati, non mi è mai capitato che qualcuno avesse problemi o reazioni particolari e sono molto comodi da applicare e da mantenere durante la giornata e che quindi mantengono il caldo costante per tante ore. Benissimo, il terzo consiglio è l'automassaggio. Allora, l'automassaggio si può fare con due strumenti in particolare. Bisogna fare molta attenzione perché quando si lascia l'automassaggio al paziente bisogna sempre stare attenti che non si vada a provocare danno. Infatti, se il massaggio è troppo aggressivo e si va a stimolare troppo dolore, può essere controindicato, quindi può il muscolo contrarsi di più. Quindi è importante, se vi fate l'automassaggio, sarà fastidioso probabilmente, per essere efficace un po' fastidioso lo deve essere, non deve essere doloroso, perché la linea sottile tra il doloroso e il troppo doloroso è appunto molto sottile, quindi è facile andare a esagerare e esagerare crea più danno. Gli strumenti che consiglio sempre io sono principalmente due, dipende da quali sono le zone da trattare. Per esempio, per gli arti inferiori un foam roller è fantastico e ci sono tanti video, trovate su internet come usarli. Se volete vi faccio un video su come utilizzare il foam roller, va benissimo per gli arti inferiori, per esempio a livello di polpacci, a livello di coscia, gluteo, parte lombare anche. E anche abbastanza la schiena, anche se dipende da come siete fatti e quanto siete flessibili. Altra soluzione invece, se avete un dolore molto più specifico, più puntiforme, per cui in un punto della schiena, in un punto della chiappa, eccetera, eccetera, è una pallina. Io consiglio sempre la pallina da tennis perché è pratica. E praticamente, adesso vi faccio vedere nel video, io non consiglio di farla da distesi, o almeno se siete bravi e pratici da distesi. Lo stadio iniziale io consiglio di farlo da in piedi, con una pallina da in piedi appoggiati al muro, e con la pallina e il nostro movimento ci si gestisce un pochino la pressione. Perché? Perché se siamo distesi la pressione è per forza il nostro peso, mentre se siamo in piedi noi ci appoggiamo, siamo noi a gestire la pressione. Se trovate beneficio a farlo da distesi va benissimo, l'importante è appunto che non esageriate. Un'altra cosa per cui è molto comoda la pallina è per il massaggio plantare, quindi se siete magari in ufficio e avete tensione alla fascia plantare, mettere la pallina sotto la pianta del piede senza scarpa e si può massaggiare la fascia plantare ed è molto efficace, io lo consiglio sempre poco e spesso, non raramente tutto in uno.
Oggi breve video riguardo a cose pratiche da fare a casa in questo periodo in cui comunque non c'è sempre la possibilità di accedere a dei servizi che aiutino a risolvere queste situazioni in fretta. È importante magari avere qualche consiglio da fare a casa. Se avete domande scrivetemelo nei commenti, scrivetemelo sul mio profilo Facebook senza problemi e vi aspetto al prossimo video, grazie per avermi guardato.